Buongiorno, oggi 31 di ottobre è Halloween. Allora, è un Halloween un po' particolare perché ovviamente l'anno in cui i miei figli hanno il permesso di andare a fare dolcetto scherzetto per conto loro nelle strade del paese, non lo possono fare perché ovviamente essendoci un po' la situazione qui del Covid un po' critica, non possono andare a fare dolcetto scherzetto e quindi dobbiamo festeggiare in casa. A cena fuori non ci si può andare e quindi io oggi praticamente per loro ho pensato a fargli, diciamo, passare la giornata mascherati tutto il giorno. E poi stasera gli faremo una sorpresina perché gli preparerò una cenetta a tema Halloween, quindi con tutte cosine di Halloween da mangiare. E poi ci volevamo mascherare anche io e Samuele, però. Allora, stamattina hanno fatto i compiti perché ieri non l'hanno voluti fare e quindi l'hanno fatti oggi. Ho provato io ieri mattina a farmi la ricostruzione con il gel da sola, come prima volta, diciamo che la mano sinistra è venuta un po' bene, diciamo, non è venuta benissimo, ma è venuta bene. La destra assolutamente no, da rifare, però come prima volta non mi posso lamentare, adesso vedo un attimo quanto mi dura. E poi ho visto delle cosine su Amazon da acquistare per poter fare la ricostruzione con le cartine, perché secondo me è meglio che fare quella con le tip, con l'acrilico. Però vabbè, questo è tutto in divenire. Poi a me piace fare queste cosette, mi piace proprio. Va! Hanno mangiato loro. No! Hai detto glielo dai tu? Glielo dai solo al gatto! Visto che il gatto mangiava, non so. Ah no, è da solo. Vabbè, comunque, e questo è. Mamma mia, mi fa malissimo il braccio. E ok, niente. Poi ieri ho fatto anche la tinta, ma non so se voi vedete. Praticamente ho scelto di fare la tinta nero-viola. Però non so se si veda un granché, anche perché poi ci ho messo anche il come si chiama? La spuma, quindi vabbè, fate caso al casino lì. Ci ho messo anche la spuma, quindi non so quanto si possa vedere realmente, però dovrebbe essere nero viola. Poi ho messo, vabbè, il cerchietto stamani perché non me li potevo vedere sti capelli e poi non voglio legarli. Allora, vi faccio vedere, Madonna, sono scura, vi volevo far vedere un attimo un paio di cose che ho preso su Amazon. Dove vi poggio? Vi poggio qua alla finestra. Oh, sì, vediamo un po' se mettendomi seduta. Aspettate, no, la finestra non vi posso appoggiare. Qui non ve ce posso appoggiare. Aspettate. Sì, allora. Ho trovato una posizione. Ce l'ho fatta. Allora, su Amazon ho fatto un po' di acquisti. Allora, un acquisto è questo, che è questo cerchietto che io indosso adesso con i fenicotteri, che era insieme ad altri cerchietti. Allora, questi li ho presi sia per me sia per Aurora, perché praticamente doveva rinnovare un po' di cerchiettini per lei. E allora, a questo punto ho trovato questa offerta, 10 euro, 3, 6, 7, 8 cerchietti. 9 euro e qualcosa e li ho voluti prendere, sono tutti questi qua, questi qui a pois con i fiori, questo rosa blu, questo qui tartan che è fantastico e poi questo qui con, aspettate, questo qui con i fenicotteri rosa e li ho presi su Amazon. Comunque vi lascio il link qui sotto se li volete acquistare, così almeno vi manda direttamente a questo. Ce n'erano di tantissimi tipi e volevo prendere anche quelli con le perle, però ho lasciato perdere, volevo aspettare un attimo, volevo vedere
com'erano questi, insomma. Però mi piacciono, sono leggeri, quindi si possono magari utilizzare anche in estate, primavera, comunque sono belli, sono tanti. E niente, il prossimo acquisto che voglio fare, a questo punto, visto che cominciano a essere un po' tanti cerchietti, è il portacerchietti a cilindro che ho sempre visto su Amazon. Poi, sempre su Amazon, ho preso dei libri. Allora, ho visto da Samantha Chicchi Lilli, che aveva preso il primo libro che, di una saga, che è questo qui, Sette Sorelle. Allora, aveva preso questo qui, lo avevo preso anch'io, ancora devo iniziare a leggerlo. Però, presa dal Loop, essendo una saga di Lucinda Riley, ho preso anche gli altri. E mi arriveranno però in diverse tranche. Ieri mi sono arrivati questi. Mi è arrivato La ragazza dell'ombra, La ragazza della luna e La ragazza delle perle. Mi sono arrivati questi tre per adesso, due più grandi, uno versione più piccina, però diciamo che sono 3 di 7, tutti quanti di giunti, sì, tutti quanti giunti. Questi qui sono di i tascabili, infatti sono della stessa misura. Invece questi altri due sono più grandi, però non mi interessa, perché a me bastava che avessero la copertina, diciamo, che richiamasse l'uno e l'altro, vedete, perché hanno tutti quanti questo simbolo qua. Quindi mi bastava questo, poi tascabile o non tascabile non mi interessa. Comunque questi sono 4, me ne devono arrivare altri 3. E poi, sempre guardando i video di Samantha, ho preso questi due e me ne mancano altri due. Uno l'ho ordinato, ma non si sa quando mi arriverà, perché non c'è, lo devono riprendere, insomma. L'altro non l'ho proprio trovato, penso che sia ancora in uscita, e intanto ho preso questi due. Allora, sono sincera, mi sono fatta prendere tanto dalla copertina, diciamo, da come erano fatti i libri. Allora, io ho preso La ricerca del principe Dracula e In fuga da Houdini. La bellezza di questi libri sta in questo. Allora, ve ne faccio vedere uno, ma vale la stessa cosa. La copertina esterna è ripresa anche nella sovracopertina. Il libro di per sé dentro è fatto in questo modo, sembrano quei libri di magia. Poi anche la costa del libro è fantastica, sembrano proprio quei libri che si vedono nei film di Harry Potter, praticamente. Cioè, presa proprio. Poi anche il dentro, vedete, fatto in questo modo, sempre con base rossa, e anche la costa del libro è rosso, che riprende proprio il rosso della copertina, no? E questo è uguale, solamente versione blu, ed è fantastico versione blu. Guardate dentro che spettacolo, dentro è bellissimo, guardate, è bella sta foto, guardate il dentro anche così, è bellissimo. Cioè, io mi sono fatta prendere maggiormente da questo. Poi anche questo qui, se gli levate la sopracopertina, guardate che bello, insomma, fantastici. Scritti comunque abbastanza largo, sembra proprio di tenere, poi sono bei libroni, sembra proprio di tenere in mano un libro di quelli di pozioni, non lo so. Vabbè, oggi sono un po' in versione Halloween, non lo so che c'è. Vabbè, e queste erano le cose che ho preso su Amazon. Detto ciò, io vado a cominciare a preparare il pranzo, perché si è fatta anche una certa, e ci vediamo più tardi per il prosieguo della giornata luminosa. Allora, a pranzo abbiamo lo scheletrino che sta mangiando i vermicelli col cervello e il sangue bollito. Di là c'è una vampira, Voltura, che sta mangiando la stessa cosa. Poi abbiamo le bruschette di...
Com'era? Che vomito. Di vomito di zombie, bravo Ale. E poi abbiamo le zucchettine, le mini zucchette. Mandarini. I mandarini. Sì, perché c'è lei che prende, sta boicottando tutto ciò che è un gioco. E lui invece no, lui ci sta al gioco, vero? Quindi buon appetito a tutti. No, Ah, devi Buon salutare, appetito, no, non piace. scheletrino. Ah, ok. Eccoli qua, loro pronti e truccati. C'è uno scheletro, una vampira che non gli piace come gli ho fatto i capelli, ma sta benissimo questi capelli così. Ma poi l'ho truccata pure io. Si è suicidato tigro. Invece c'ho qui. Sto. Sta su. Non sta su. Facciamo così, ci mettiamo sopra i capelli. Oh, ecco, ora sì. Lì c'è lo scheletrino. Abbiamo fatto dolcetto scherzetto a casa. E adesso ci guardiamo qualcosa in TV. Sì. Un qualche film horror. Horror, ora Vabbè, nessuno. di Di Halloween. Halloween, esatto, di Halloween. Tanto lui gioca a Jenga. E oggi è un po' un Halloween, un po' diverso. Halloween in casa. In casa e non a casa. Ah beh, lui giustamente c'ha anche i Monster Flex in tinta. Guardate, Sì, perché siamo tutti glow in the dark qui dentro. Io non sono glow. Ok, a dopo allora. Buon Halloween! Ok, siamo pronti! Salutate l'uomo lupo! Aspettate, metto l'occhiale in bebè. C'è l'uomo lupo! La Sono un lupo fregheta anomalo con l'occhiale. male! Ma però sei un lupo E con tatuaggi. L'uomo lupo moderno! Però sei Siamo un lupo buono! pronti Sono un per lupo, la ma faccio solo i cavolietti. cena! Adesso prepariamo la cena! Qui siamo pronti. Giusto, io ero andata a I nostri prendere. bicchieri. Io prendi arrivo con sopra I la zucca bicchieri con e scritto i bu, le patatine, le zucchette. Fate la guardia alle mie patatine. Qui ci sono le interiora che mangerà Samuele a cena. No, questi sono pezzi di cadavere, qua interiore. Pezzi di cadavere, le interiora di cadavere. Invece sono La cotenna è andata a qua. prendere un po' di acqua di ruscello di là. Bravo, sì, giusto. Adesso beviamo il sangue. E poi dopo mangiamo proprio la pozione che ha fatto La mamma. pozione che ha fatto mamma. Poi abbiamo detto il sangue, il vomito da mettere nelle cose da mangiare. Ci abbiamo un po' di patatine. E iniziamo la nostra cenetta di Halloween. Allora, qui mangiamo dita insanguinate. E mi ha fatto pure il pus. Ci sono avanzate anche quattro dita. Aurora sta a fare un bordello esagerata come al Oh, solito. basta! Ci ho Ti messo piace un questo barattolo di dito? maionese, ci ho no, ancora messo. Me lo dai a me la maionese, per favore? Per finire il cimitero. Halloween per noi finisce qua. Abbiamo cenato, vi ho fatto vedere tutta la cena, tutto quanto. Adesso ce ne andiamo a dormire. Che tra parentesi, sto vestito che ho addosso, vedete?
È un vestito, non lo so se lo vedete bene. È un vestito asimmetrico che io mettevo durante i 18esimi. Va bene. Buonanotte, buon anno, buon Halloween.